Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare ai ferri una fascia per capelli e una fascia estiva. Infatti andremo a realizzare questa fascia con un punto molto traforato, quindi una lavorazione semplice e anche molto leggera. Allora, la fascia, quando riguarda la fascia è lunga per un totale di 45 cm, mentre invece la larghezza è di 8 cm. Poi nel corso del tutorial vi darò tutte le indicazioni di come poterla magari realizzare più stretta, più larga oppure più lunga o più corta in base poi alla circonferenza della vostra testa. Ad esempio, se noi abbiamo una circonferenza testa di 55 cm, io vi consiglio di fare una misura della fascia di una lunghezza di 44-45 cm, in modo tale che la fascia aderisce bene alla testa, altrimenti poi se la facciamo della stessa misura della circonferenza testa, poi la fascia va larga e non tiene bene. Allora, io ho realizzato questa fascia con un cordino, questo cordino qua. È un cordino abbastanza morbido, però voi la potete realizzare anche con qualsiasi altro filato, la potete realizzare sia con il cotone ma anche con la lana se la volete magari realizzare invernale. Ho lavorato questo cordino con un numero di ferri 3,5. Inoltre poi ci occorrerà un ago da lana, questo qui con la cruna un pochino più larga, e delle forbicine per poter tagliare poi alla fine i fili. Bene, prima di andare al tutorial vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sul mio profilo Instagram. Vi lascio il link delle pagine giù in descrizione. E sempre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali e accessori per le vostre creazioni. Andiamo al tutorial e realizziamo insieme questa semplicissima ma di grande effetto fascia per capelli. Allora, inizio a lavorare la fascia avviando sui ferri 16 maglie, 14 più 2 per il vivagno, in totale 16 maglie. Allora, il punto che andremo a realizzare per la fascia è un punto che si sviluppa su un numero di maglie pari, mentre invece il disegno si sviluppa su 4 ferri andata e di ritorno, però è una lavorazione semplicissima. Poi, per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri, di come si lavora la maglia dritto e dritta la maglia a rovescio, giù in descrizione vi lascio il link del tutorial in cui ve lo spiego passo passo. Bene, iniziamo a lavorare la nostra fascia e iniziamo dal primo ferro del modulo. Allora, il primo ferro lo andremo a lavorare tutto a diritto, quindi anche la prima e l'ultima maglia del ferro. Io ne vado sempre a lavorare a diritto perché sono maglie di vivagno, quindi lavoro tutte le maglie a diritto, quindi tutte e 16 le maglie a diritto. E lavoro anche l'ultima maglia di vivagno a diritto. Allora, per quanto riguarda la larghezza della fascia, se voi la volete un pochino più larga, aggiungete qualche maglia in più, mentre invece se la volete più stretta, mettete qualche maglia in meno. Però se decidete di fare questo tipo di lavorazione, mi raccomando di avviare sempre un numero di maglie che sia pari. Allora, abbiamo realizzato il primo ferro, adesso andiamo a realizzare il secondo ferro. Allora, il secondo ferro è uguale al primo ferro, quindi anche per quanto riguarda il secondo ferro andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto. Terminato anche il secondo ferro, andiamo a lavorare il terzo ferro. Il terzo ferro uguale, tutte le maglie le andiamo a lavorare a diritto.
recupero un po' di filo. Scusate, ecco qua. Quindi anche per il terzo ferro tutte le maglie a diritto. Una, quindi tutte e 16 le maglie a diritto. E 16, la sedicesima maglia. Lavorato anche il terzo ferro, tutto a diritto, quindi i primi tre ferri del modulo li andiamo a lavorare tutti a diritto. Il quarto ferro lo andiamo a lavorare in maniera un po' diversa, ma pur sempre semplicissimo. Allora, il quarto ferro lo andiamo a lavorare in questo modo. Allora, io lavoro una prima maglia a diritto. Poi faccio un gettato, faccio passare il filo sopra il ferro in questo modo, prendo una maglia senza lavorarla, lavoro a diritto la maglia subito dopo, così, e vado ad accavallare la maglia che non ho lavorato, la maglia passata, sulla maglia che abbiamo appena lavorato, così. Di nuovo faccio un gettato. Passo una maglia a diritto senza lavorarla, lavoro una maglia a diritto e vado ad accavallare la maglia passata sulla maglia che abbiamo appena lavorato. E così tutto il quarto ferro, quindi un gettato, una maglia passata a diritto senza lavorarla, andiamo a lavorare un punto a diritto e andiamo ad accavallare la maglia passata sulla maglia lavorata. Un gettato. Una maglia passata, una maglia a diritto e andiamo ad accavallare. Un gettato, una maglia passata a diritto senza lavorarla, andiamo a lavorare una maglia a diritto e facciamo, accavalliamo la maglia passata sulla maglia che abbiamo appena lavorato. Un gettato, una maglia passata, una maglia a diritto. E andiamo ad accavallare la maglia che abbiamo passato. Per l'ultima volta facciamo un gettato, passiamo una maglia senza lavorarla, andiamo a lavorare una maglia a diritto e accavalliamo la maglia che abbiamo passato. Così. E chiudiamo con una maglia di divagno a diritto. Quindi con il quarto ferro abbiamo terminato il nostro modulo. Quindi per andare avanti con la lavorazione della fascia, non dobbiamo fare altro che ripetere questi quattro ferri fino ai centimetri stabiliti da noi per la lunghezza della nostra fascia. Allora, la mia fascia sarà lunga 45 centimetri, perché comunque andrà per una circonferenza testa di 53-54 centimetri. Quindi dobbiamo fare dei centimetri in meno in modo tale che la fascia aderisca bene alla testa. Se la facciamo della stessa misura della circonferenza testa, poi la fascia non aderisce bene, andrà larga e quindi poi ci cadrà. Quindi è un po' la stessa regola che per i cappelli, quando andiamo ad avviare i centimetri di maglie per i cappelli. Allora, quindi io vado avanti, ripeto questo modulo per 44-45 centimetri e arrivati a quella lunghezza, poi vi farò vedere come chiudere e come cucire la nostra fascia. Bene, ho lavorato la mia fascia per 45 cm, vedete questo è il risultato della lavorazione, quindi una lavorazione traforata molto bella. Allora, io ho terminato di lavorare la mia fascia con tre ferri a maglia legaccio, quindi terminiamo il lavoro come l'abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato con tre ferri a maglia legaccio a punto diritto. E una volta che abbiamo fatto l'ultimo ferro dei trafori, facciamo i tre ferri a maglia diritto e poi andiamo a chiudere le maglie. Bene, ora vi faccio vedere come chiudere le maglie e quindi la nostra fascia poi è terminata, bisogna solo cucirla. Allora, andiamo a chiudere le maglie come abbiamo fatto già in altri tutorial, già l'ho fatto vedere in altri video. Allora, lavoro la mia prima maglia a diritto.
ne lavoro un'altra e poi vado ad accavallare la prima maglia, vedete così, sulla seconda. Lavoro un'altra maglia a diritto e vado ad accavallare. Possiamo fare anche con le dita se ci è più semplice. Mi raccomando, senza cerchiamo di fare una cucitura, cioè una chiusura molto morbida. Lavoro un'altra maglia e vado ad accavallare. Praticamente non dobbiamo fare altro per tutte le maglie che stanno sul ferro questo procedimento. Quindi lavoro una maglia a diritto e vado ad accavallare la prima maglia sulla seconda. Lavoro una maglia a diritto. Lo possiamo fare anche con il ferro, stesso con il ferro che ho fatto vedere prima. Così lavoro una maglia a diritto e vado sempre ad accavallare la prima sulla seconda. Una maglia a diritto e vado ad accavallare. Così. Praticamente andiamo a chiudere tutte le maglie che stanno sul ferro. Siamo quasi arrivati alla fine. Vado a chiudere le mie ultime maglie. Ultima maglia. Accavallo in questo modo. Tiro. E lascio un bel po' di filo perché con questo stesso filo andremo a fare anche la cucitura. Quindi taglio, faccio passare il filo attraverso l'asola in modo tale da chiudere bene. Adesso andiamo a cucire la nostra fascia. Allora, con la parte a diritto verso di noi, questa è la parte a diritto del punto, vedete? Questa invece è la parte che va sul rovescio. Allora, con la parte a diritto che va verso di noi, pieghiamo la fascia in due, così sovrapponiamo i due lati in questo modo. E facendoci aiutare da qualche spillino, facciamo combaciare bene le due parti, le due estremità. Mettiamo qualche spillino in questo modo, in modo tale da poterci facilitare un pochino la cucitura. Metto qualche spillino, così, e una volta che abbiamo messo gli spillini possiamo procedere con la nostra cucitura. Io ho già anche infilato, vedete, un ago da lana. Questo qui con la gomma un po' più larga. Adesso iniziamo a cucire. Allora inizio la mia cucitura, tolgo un attimo lo spillino. Così vedete, io mi trovo con il filo da quest'altra parte e faccio in questo modo, vado a fare qualche punto sovrapposto in modo tale, vedete, da poter chiudere bene l'angolo. Così. Esco di nuovo di qua e inizio la mia cucitura appunto indietro. Voi poi fate la cucitura come vi è più comodo, come più siete abituati. L'importante è avere un buon risultato. Io faccio la mia cucitura appunto indietro, come vi ho fatto vedere già in altri tutorial. Mi raccomando, non andiamo troppo oltre il margine, ma a pochi millimetri, altrimenti ci viene per una cucitura troppo doppia. Quindi faccio la mia cucitura appunto indietro. E noi ci vediamo verso la fine. Beh, una volta che siamo arrivati alla fine, vedete, facciamo anche qui qualche punto sovrapposto in modo tale da chiudere bene, come abbiamo fatto all'inizio. Faccio così, ne faccio un altro. E faccio anche un nodo per chiudere bene. Una volta fatto ciò, vado a nascondere questa codina attraverso appunto la cucitura che abbiamo appena fatto. Tagliamo il filo e la nostra fascia è pronta. Quindi nascondiamo questa codina e poi la rivoltiamo.
Bene, ed ecco che una volta che abbiamo cucito, la nostra fascia è pronta, pronta per essere indossata. Quindi, in pochissimo tempo, abbiamo realizzato una bellissima fascia estiva la possiamo anche indossare quando stiamo al mare, visto che è una lavorazione molto traforata, leggera e quindi non pesante. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata utile e di avervi dato qualche spunto in più per le vostre creazioni. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciatemi un commento. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!